i cantieri culturali della ZISA si sono colorati con le tinte della speranza, quella di un domani sempre più accogliente, un domani con una scuola che diventi realtà non discriminante per chi siede tra i banchi anche se proviene da lontano o chi, qui il tema è quello dello ius soli, del diritto di cittadinanza, è nato in Italia da genitori stranieri. Questi temi nella due giorni sotto lo slogan "A scuola nessuno è straniero", pratiche di inclusione interculturale in classe nella città, promossa dal Comune di Palermo, dall'ANFE, dall'Ufficio Scolastico della Sicilia e dalla Giunti Editori. Dopo circa 20 anni di pratiche di integrazione e di educazione interculturale, il convegno ha voluto fare il punto sulla scuola multiculturale italiana e sulle luci e le ombre che connotano i cammini scolastici dei bambini e dei ragazzi stranieri. Una due giorni per diffondere progetti che spesso non riescono a diventare patrimonio di tutti, facendo in modo che gli insegnanti non debbano ogni volta ricominciare da capo. E nell'ambito dell'obbligo formativo sono già presenti generazioni abbastanza già adulte di ragazzi che provengono da altri paesi o nati in Italia, che comunque sono assolutamente più integrati di noi adulti, con meno pregiudizi, che convivono in grande serenità e pace, se non fosse davvero perché poi insomma ci sono da un punto di vista mediatico da una parte e gli adulti dall'altro, che in qualche modo provano a minare gli equilibri perfetti invece che tra bambini e giovani si vengono a creare. La multiculturalità comporta molti problemi, sicuramente. Primo fra tutti è quello di creare l'integrazione, come dicevo prima, come opposto all'assimilazione, in cui ciascuno mantiene le proprie identità. Problemi di ordine pratico possono essere legati proprio alla concentrazione degli stranieri nel centro storico di Palermo, come avviene, devo dire, nella gran parte delle città.